Da qui a 3 mesi, internet, perlomeno come lo conosciamo noi, potrebbe non esistere più. E no, non sto scherzando, non è un video a chiappa click, è la realtà. Perché dietro alla sentenza contro a Meta del garante irlandese, la sentenza di cui avete sentito probabilmente parlare, quella da 390 milioni di euro, c'è un mondo, quello della pubblicità personalizzata. Dietro a questo mondo c'è il futuro dell'internet, come lo conosciamo oggi. Ancora una volta, dovete capire quello che vi sto raccontando e cercherò di farlo nel modo più preciso possibile. Quindi prendete un bel tè e inizia lo spiegone di internet e di profilazione. Io sono Matteo Flora, mi occupo di queste cose per lavoro, arrivo dalla sicurezza informatica ma vengo in pace, faccio l'imprenditore seriale, insegno queste cose in università e questa è una puntata speciale, un puntatone speciale per capire cosa è successo, perché e quali sono le conseguenze relativamente alla multa del garante irlandese contro Meta. Ciao internet! Se pensavate che l'apocalisse vera, l'apocalisse di internet, fosse Google Analytics, no, sbagliavate. Tanto. La vera apocalisse è iniziata il 4 gennaio ed è a firma, come vi dicevo, del garante irlandese. Facciamo un passo indietro. Non so se vi ricordate che Meta, qualche tempo fa, aveva un attimino sofferto una decisione di iOS, quindi di Apple, quale? Quella di limitare parzialmente il fatto di fare profilazione. E quindi questa cosa, nelle parole di Meta, non nelle mie, comporta un piccolo problema tecnico non irrilevante. Il fatto che il fatturato di Meta è diminuito di circa 10 miliardi di dollari quest'anno. Il rimuovere una parte dei traccianti dai dispositivi di Apple ha fatto sì che, è vero, si potesse lo stesso fare pubblicità, per la carità del cielo, ma che questa pubblicità fosse talmente poco efficace da comportare 10 miliardi di dollari in meno di fatturato. Qui parliamo di toglierla non solo dai dispositivi Apple, ma da tutti i dispositivi, compresi i computer, per legge, nel secondo mercato più grande al mondo, l'Europa. Partiamo dall'inizio. Iniziamo a parlare della causa e di da dove parte. Innanzitutto, il 4 gennaio del 2023, il garante irlandese ha emanato quello che viene chiamato uno statement. Che cos'è uno statement? Una dichiarazione. Con il quale ha reso noto la conclusione di due inquiries, di due investigazioni su di Meta. Precisamente, una riguardante i servizi di Facebook, una riguardanti i servizi invece di Instagram. Il servizio però era lo stesso. Non solo, una terza decisione, sempre verso Meta, che dovrebbe riguardare i servizi invece di WhatsApp, dovrebbe anche quella arrivare, ma a metà gennaio. La sanzione è alta, molto alta. 390 milioni di euro, 210 per Facebook, 180 per Instagram. Ma il problema non è tanto quello, è che la decisione setta un precedente per cui Meta ha ora 3 mesi per conformarsi. Conformarsi a che cosa? Al behavioral advertising, al recupero di pubblicità comportamentale. Da dove parte? Parte da tanto tempo fa, parte dal 25 maggio del 2018, la data in cui il GDPR è diventato operativo, da due reclami che sono stati sottoposti da NOIB, l'associazione di Max Schrems, quello del trasferimento di dati, quello di Google Analytics, uno per conto di un cittadino austriaco, quello per Facebook, e uno per conto di un cittadino belga, quello invece su Instagram. Entrambi i reclami lamentavano il fatto che Meta,
sia Facebook sia Instagram, bypassasse un requisito del consenso per behavioral advertising, cioè il consenso che io devo dare per la profilazione a fine pubblicitario. Un consenso che il GDPR racconta abbastanza chiaramente, ma questa è la prima volta in cui effettivamente questa cosa viene posta davanti a ai massimi organi della privacy. Effettivamente è spiegato bene, deve essere singolo e non deve essere legato a tutto il resto. Meta cosa fa invece? Lo inserisce semplicemente come clausola del più grande contratto, il Terms and Condition. Quindi, così facendo, l'utente non può scegliere se usare i servizi di Meta senza behavioral o usarli con behavioral. Semplicemente è costretto a subire la pubblicità personalizzata sui suoi interessi, accettando genericamente il contratto, i terms and conditions. In altri termini, Meta, in vista del 25 maggio del 2018, cioè quando il GDPR è entrato in vigore, aveva fatto un cambiamento, aveva cambiato la base giuridica per il trattamento, per una serie in realtà di trattamenti concernente quello che concerneva anche il behavioral ads. Prima era la base giuridica era il consenso, dovevi autorizzare. Ma con l'avvento del GDPR, che imponeva requisiti molto più stringenti per il consenso, ha deciso di saltare a pie pari questa cosa e inserire quel consenso per il behavioral advertising direttamente nel contratto con l'utente, mutando di fatto la base giuridica in esecuzione contrattuale. Tutte quelle cose, in realtà, che mi faccio accettare perché sono necessarie, secondo ovviamente chi mi fa firmare, per procedere con il contratto. Ora, la storia del 2018 diventa lunghissimo, perché? Perché nella sua bozza iniziale di risposta, reperibile tra l'altro sul sito di Noib, il garante irlandese notava sì la mancanza di trasparenza da parte di Meta circa la base giuridica, ovviamente, quella utilizzata per il trattamento dei dati, ma allo stesso tempo non concordava con quanto sollevato da chi faceva il reclamo, cioè che si trattasse di un consenso forzato. Il garante irlandese infatti sottolineava che si trattava dell'utilizzo vero e proprio della base giuridica dell'esecuzione contrattuale, il 6.1 lettera B del GDPR. Il trattamento è necessario, cioè all'esecutore di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, cioè trattamento è necessario o per l'esecuzione di un contratto o è necessario per l'esecuzione di tutte quelle misure precontrattuali richieste su richiesta dell'utente. In altre parole, il garante irlandese, perché il garante irlandese, tra parentesi, perché è la sede che ha scelto, la sede di elezione di Meta, diceva che di fatto la scelta era del tutto legittima, perché sostanziale, o meglio, parte sostanziale del servizio che dava Meta. In altre parole, il servizio che dava comprendeva l'advertising e l'utilizzo della piattaforma. Ma si tratta di una decisione che non può essere presa da sola dal garante irlandese. Infatti vi ricordate che vi ho detto la bozza? Perché? Perché la bozza del garante ha fatto in modo che venisse attivato un meccanismo che si chiama dispute resolution, cioè per la risoluzione delle dispute, in seno a che cosa? Al garante dei garanti, l'EDPB, lo European Data Protection Board. Praticamente le singole autorità garanti hanno un sovragarante che più o meno cerca di armonizzare le varie cose. Ora, perché tutto questo? Il GDPR chiede infatti che le supervisory authorities, cioè quelle nazionali, cooperino tra di loro e si coordinino nelle decisioni in quali casi? Nei casi in cui è presente un trattamento che è cross border, cioè non rimane nel paese di quella autorità, l'Irlanda, ma coinvolge cittadini di tanti altri paesi che hanno tecnicamente tante altre authorities. Cioè, se il trattamento avviene in più paesi, o se incide sostanzialmente, o è probabile che lo faccia, su interessati, che sono delle persone, degli individui, in più di un paese, bisogna concertare. Per quello c'è il cosiddetto one-stop-shop mechanism, il meccanismo di
One Stop Shop, che prevede la presenza di un lead supervisory authority, cioè un'autorità leader di supervisione, che opera in realtà come il contatto principale con il titolare, nel nostro caso Meta. E poi le Concerned Supervisory Authorities, le autorità nazionali che sono coinvolte, ok? Si chiamano CSA tecnicamente, LSA la prima, CSA le seconde, che operano in realtà in nome e per conto degli interessati nei vari paesi membri. Quindi il Garante italiano opera in quanto ovviamente tutela gli interessi degli interessati, scusate il gioco di parole italiani, quelli francesi con la Francia, eccetera, eccetera, eccetera. La Leading Authorities, in questo caso l'Irlanda, guida il meccanismo di cooperazione, conduce la sua inchiesta sul titolare, ma deve condividere una bozza della propria decisione con le altre autorità coinvolte. E lì appare il casino del perché è partito il 2018 e lo vediamo adesso dall'alba del 2023. Perché se nessuna autorità europea nazionale, le CSA, solleva alcuna obiezione alla bozza di decisione della leading, cioè dell'irlandese, allora la leading emette la sua decisione e via così. Ma se anche una sola delle CSA, cioè uno solo dei garanti nazionali, muove delle obiezioni, ovviamente pertinenti e motivate, la leading authority ha due scelte. Può, uno, adeguarsi alle obiezioni, modificare la propria decisione e sottometterla nuovamente ai vari garanti finché non si raggiunge un consenso. In questo caso, se si raggiunge il consenso dopo la modifica, pace fatta, quella decisione, cioè quella bozza diventa una decisione. Oppure non adeguarsi, decidere che non vuole adeguarsi e attivare un altro meccanismo che si chiama consistency mechanism attraverso la funzione di risoluzione delle dispute proprio delle DPB, il garante dei garanti. Non è tecnicamente corretto, ma va bene, European Data Protection Board. Questa seconda opzione è proprio quello che è avvenuto nel caso che ci riguarda qui. Il garante irlandese, che era la leading authority perché Meta in UE ha sede a Irlanda, ha condiviso la propria bozza di decisione con le altre autorità. 10 altre autorità hanno avanzato tutta una serie di obiezioni circa il fatto che Meta utilizzasse la base giuridica esecuzione contrattuale, che avesse affogato cioè all'interno dei terms of service per fornire la pubblicità personalizzata. Perché? Perché a detta loro, e forse è anche vero, non è esattamente come tante altre cose che sono affogate nell'esecuzione contrattuale un elemento necessario per eseguire il contratto. Faccio un esempio. Se mi dici che devi spedirmi, se compro da te questa tazza e me la devi spedire, e io ti dico sì, però devi darmi il consenso a spedirti roba, è più o meno necessaria, perché non posso fare nient'altro che rispedirtela, no? Il fatto di autorizzare la profilazione a fine pubblicitario è, economicamente lo capisco che sia necessario, ma non è in realtà necessario da un punto di vista strettamente pratico. Quindi, una roba tecnicissima, infatti il trattamento può basarsi sulla lettera B dell'articolo 6, solo se strettamente necessario alla risoluzione contrattuale, ok? Quindi, non si trova un accordo tra le varie autorità e la questione quindi viene rimandata sopra alla Data Protection Board, secondo il meccanismo della Dispute Resolution, che è l'articolo 65 del GDPR. A questo punto, boom, entra in gioco le DPB. Quindi, la questione più importante che viene rimessa su delle varie è se il trattamento di dati personali finalizzato all'esecuzione di un contratto è una base giuridica conforme per la profilazione da advertising per quanto riguarda Facebook e Instagram e WhatsApp, parrebbe, però non abbiamo ancora notizie certe. E con un po' di calma, ma senza poi poter evitare di esprimersi, lo European Data Protection Board si esprime il 5 dicembre dell'anno scorso e dice che no, Meta non può utilizzare la base giuridica come esecuzione contrattuale
per il trattamento di dati personali finalizzato al behavioral advertising, alla profilazione per pubblicità. Quella non è che non lo può fare, quella deve essere richiesta a parte e autorizzata a parte. Ora, che cosa succede? Succede che la decisione delle DPB ritorna in mano al garante irlandese, che ovviamente si è dovuto conformare alla decisione e ha affermato che Meta Ireland non può basarsi sull'esecuzione contrattuale quale base giuridica per il behavioral advertising degli utenti di Facebook e Instagram. Inoltre ha fornito 3 mesi di tempo, ve lo ricordate che vi dicevo 3 mesi di tempo, a Meta per conformarsi alla decisione. Cosa vuol dire conformarsi alla decisione? Vuol dire smettere di fare behavioral advertising o richiedere di nuovo i consensi in maniera esplicita, differenziata e dare la possibilità agli utenti di non accettare il behavioral advertising. Quindi cosa deve fare ora Meta? Innanzitutto deve obbligatoriamente modificare la base giuridica su cui fonda questo trattamento. Questa base giuridica dovrà, ormai è abbastanza banale, essere il consenso. Quindi, sulla base delle varie basi giuridiche utilizzabili dal GDPR, che sono il consenso, l'esecuzione contrattuale, l'obbligo di legge, la salvaguardia degli interessi vitali, l'interesse pubblico e il legittimo interesse, probabilmente sarà il consenso. Escludendo, perché? Perché non puoi escludere l'obbligo di legge, che non c'è, l'interesse vitale, che non c'è, l'interesse pubblico, che non c'è, e anche il legittimo interesse, perché è la stessa cosa, vi ricordate che avevamo parlato dell'avvertimento del garante italiano a TikTok per la pubblicità personalizzata dicendo è legittimo interesse? No, è abbastanza chiaro che non si può fare. Rimangono solo 2 possibilità. Il consenso e l'esecuzione contrattuale. L'esecuzione contrattuale, quest'ultima, è stata bocciata dal garante irlandese, quindi non è difficile capire quale dovrebbe essere il consenso. Quindi, gli utenti dovranno, entro i prossimi 3 mesi, avere un'opzione di opt-in, sì o no, in merito alla pubblicità personalizzata. Se non fanno questo consenso, cioè in caso, come si dice legalmente, di mancato consenso, Meta non potrà utilizzare i dati degli utenti per la pubblicità personalizzata. Quindi dovrà procedere anche a modificare tutta la propria informativa e tutti i terms and conditions. Secondo Schrems, secondo Noibs scrive, aspettate che recupero la dichiarazione, la decisione significa che Meta dovrà consentire agli utenti di avere una versione di tutte le app che non utilizzi i dati personali per gli annunci entro 3 mesi. La decisione consentirà comunque a Meta di utilizzare dati non personali, come il contenuto di una storia, per personalizzare gli annunci, anche se questo limiterà drasticamente i profitti di Meta nella UE, non proibirà completamente gli annunci. Invece la decisione metterà Meta allo stesso piano di altri siti web o app che devono per forza fornire un'opzione sì e no agli utenti. Ed è proprio lì il punto, ok? Diminuirà drasticamente i profitti di Meta nell'Unione Europea. Paio di altre cose, poi su questo ci fermiamo. Meta può appellare la decisione? Sì, può appellare la decisione davanti alle corti irlandesi. Le chance però di successo, non dico che sono nulle, però possono considerarsi veramente basse, visto che c'è una decisione vincolante dell'organismo sopra all'Irlanda, cioè dello European Data Protection Board. Inoltre, come dice Schrems, tra l'altro, sono già pendenti 2 casi simili, non davanti al garante, ma davanti alla Corte di Giustizia Europea. Ve la ricordate quella che ha invalidato il Privacy Shield, che ci ha portato al problema di Analytics? Stessa cosa. E la Corte di Giustizia Europea lì, una volta per tutto, chiude la partita. Lì poi è provision di legge, quindi da lì la partita si chiude, punto, non c'è più interpretazione. Un altro paio di cose, già che ne stiamo parlando e siamo arrivati fin qui. Noib sottolinea anche che la draft decision del garante islandese prevedeva una sanzione tra i 28 e i 36 milioni di euro, che è decisamente inferiore, 10 volte meno, di quella da 390 milioni effettivamente emanata. Come si è giustificato il garante?
Si è giustificato in virtù dell'aggiunta della violazione del GDPR indicata dal EDPB. È ovviamente interessante notare come nella propria binding decision l'EDPB abbia indicato che il DPC irlandese, quindi l'autorità irlandese, deve condurre nuove investigazioni sulle operazioni di trattamento dei dati personali eseguite da Facebook e Instagram. Sul punto ovviamente c'è un bel po' di problemi, anche perché tanti hanno accusato spesso di connivenza il garante irlandese con i vari grandi, non solo Meta, con tutti i grandi della rete. Perché? Perché la tassazione in Irlanda, tutte quelle cose. Ma indipendentemente da quello, l'obbligo di nuove investigazioni, secondo il garante irlandese, eccede il potere della European Data Protection Board, e quindi il garante ha reso noto che potrebbe anche fare causa, il garante irlandese, fare causa al board dei garanti per aver ceduto nel proprio ruolo indicando le nuove mosse. Ovviamente in tutto questo non va mai bene niente nemmeno a Max Schrems, che ha di nuovo attaccato il garante irlandese per averne, secondo lui, coperto Meta per tutti questi anni, sottolineando che c'è voluto necessariamente l'intervento dello European Data Protection Board. Non solo, c'è anche un'altra cosa un po' strana, cioè il garante irlandese ha detto che non comunicherà la decisione per vari obblighi di confidenzialità, cioè il testo della decisione non ci sarà. E boh, anche quello è strano, perché già l'annullamento da parte del board è un colpo brutto per il garante irlandese. Ora il nascondere le motivazioni dopo 10 anni di contenzioso che è stato continuato a portare avanti, eccetera, è un gioco di pubbliche relazioni non proprio trasparentissimo, e sono abbastanza d'accordo. Il non consentire non tanto a Noib ma al pubblico di leggere la decisione è un punto veramente un po' controverso, anche perché non aiuta nel capire la trasparenza che servirebbe per capire, ovviamente, per capire per altri come muoversi in un momento di incertezza. Ovviamente secondo Noib la cooperazione tra Meta e il regolatore viva e vegeta, c'è connivenza, bla bla bla. E Meta cosa dice? Il commento di Meta è pesantino, ovviamente. Meta ovviamente ha espresso il suo disappunto e ha affermato che da tempo c'è una mancanza di certezza del diritto in tema di basi giuridiche sul punto. E in effetti ha ovviamente ragione. Che ci sia una mancanza di certezza, sono 10 anni che va avanti il contenzioso, quindi sì, è assolutamente vero. Oltretutto ha affermato che ritiene di essere ovviamente perfettamente rispettosa del GDPR e che quindi farà appello, e quello vedremo dove andrà a finire. Fine del racconto. Ma quindi è spezzata definitivamente l'idea che Meta vive di pubblicità e che per usare i suoi servizi devi accettare la pubblicità? No, ovviamente. La pubblicità continua a rimanere. Il problema è poterla personalizzare e ritagliare sui dati personali dell'utente, perché per poter fare questo avrà bisogno di consenso dell'utente. Potrà basarsi su dati non personali. Noib fa esempio del contenuto della storia, vabbè, nel tipo che se nella storia faccio vedere delle scarpe, lì dentro potrà farmi vedere delle scarpe, vabbè. Ma in ogni caso, essendoci tutta una serie di casi analoghi pendenti alla Corte Europea, perlomeno a detta di Noib, quelli saranno la vera svolta. Cioè, quello che dice la Corte è legge a tutti gli effetti. Però il problema è di introiti, quindi la pubblicità la puoi ancora fare, ma il problema è un colpo enorme, sterminato, agli introiti di Meta. Perché? Perché la pubblicità generalista, la pubblicità non personalizzata, la pubblicità urbi e torbi, l'abbiamo visto quest'anno dai 10 miliardi in meno di fatturato, non ha minimamente la stessa potenza, lo stesso appeal e la stessa funzionalità
della pubblicità profilata, che è il motivo per cui Facebook è venuto a vivere, il motivo per raccontare le nostre cose, per coinvolgere, per fare in modo di partecipare alla community, era nella realtà quello di avere un profilo molto più coerente, molto più preciso, per poter muoversi nel loro scopo, che è il loro business, che è vendere pubblicità. Ed è strana questa cosa, perché davvero da qui a 3 mesi internet come la conosciamo, ve lo ridico, potrebbe davvero non esistere più. Perché? Perché se il gioco non vale la candela, cioè se i costi, che infatti Meta sta abbassando, avete visto con licenziamenti, ma se i costi non supportano i ricavi, potrebbero esserci delle sorprese. Non credo ovviamente che Meta esca dal mercato europeo, sarebbe molto complesso, ma di sicuro tanto 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 deve cambiare. E l'ipotesi di contributi volontari, e l'ipotesi di più pagamento per alcune funzioni, magari legate al mondo business, non lo vedo per niente così lontano. Un dettaglio prima di finire e di salutarci. Vi ho fatto questo video perché di queste cose parliamo davvero per lavoro. Perché per lavoro? Perché sono socio di uno studio legale, ma perché ve lo dico in questo momento? Perché volevo ringraziare due avvocati, l'avvocato Michele Pellerizzi e Giuseppe Vaciago, perché buona parte del lavoro di ricostruzione, di testi, eccetera, non è ovviamente farina del mio sacco, ma è farina di una notte e una buona giornata di Michele e di tutta la supervisione di Giuseppe. Quindi due cose: uno, a loro grazie, vi devo una serie di birre. A voi, se vi interessa approfondire, ne parlano i colleghi spesso e volentieri. Se volete seguirli sui social o seguire la pagina su LinkedIn, di questa cosa ne parliamo tanto. Perché? Perché parte proprio del lavoro, compreso l'adattamento a norma GDPR di varie società. Più o meno tutto qui. Tra parentesi, non sono l'unico che dice questa cosa, che internet potrebbe non essere più quello che conosciamo tra 3 mesi. Mi è piaciuto molto scoprire, prima di registrare questo video, che Guido Scorza, dalle pagine di Repubblica, dice esattamente la stessa cosa. Proprio in merito a Guido Scorza, vi ricordo che sabato abbiamo alle 18 la nostra live insieme a Guido Scorza. Tutto qui, raccontatemi qui sotto, ditemi se avete capito tutto, se qualcosa non era chiaro cercherò di raccontarvelo ancora meglio. Per il resto scrivetemi qui sotto cosa ne pensate, condividete questo video davvero questa volta, perché ne va tanto e c'è una cosa da capire molto tra di noi. E come sempre, e anche questa volta, no, mi sono dimenticato di dirvi, se non vi siete ancora registrati potete farlo qui sotto, parlo spesso di queste cose, faccio anche tanti spiegoni, parlo di intelligenza artificiale, quindi se non vi siete iscritti al canale, questo è il momento giusto forse per farlo. E se volete chiacchierare con una manica di persone molto strane, c'è anche il gruppo Telegram. Tutto qui, adesso ho davvero finito e come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato ed è stato tanto.